Ragazze, vi volevo mostrare molto velocemente la spesa che ho fatto alla Lidl stamattina con l'offerta ufficio. Allora, inizio a mostrarvi questi, che sono sei scatole, vediamo se mi avvicino un po'. La misura sono 38 x 27 x 16 cm, sono di cartone con il coperchio. Nel mio Lidl c'erano solo due versioni. perlomeno quando sono andata io un attimino prima delle 10, questa, che è sul Fux, è comunque un ciclamino oppure una con un colore cru, con dei disegni neri. Io ho scelto questa perché comunque ve le mostro, vedete, sono molto carine come fantasie poi possono essermi sempre utili per radunare dentro tutte le mie cose di cancelleria, magari impilandole, se non metto dentro cose troppo pesanti per non avere 10.000 contenitori in giro. Poi ho preso questa colla della Pritt liquida. C'erano varie versioni, sia quella roll-on, quella comunque normale la classica con la Prit, però io quella ce l'ho già, l'avevo preso quella, sì, l'avevo presa quella della Prit nell'ultima promozione, ho provato a comprare questa, vediamo com'è, è universale, quindi non dovrei avere problemi. Poi passiamo a, se non mi uccido, perché sono da sola, queste, queste pinzette sono molto carine perché sono dentro nella bustina con la zip, questa qua di plastica, non è proprio una zip, e sono di appunto due formati. Sono 5 grandi e 15 piccole, queste sono fucse però c'erano in moltissimi altri colori. Oltre a queste c'erano anche le clip, quelle che volendo si possono usare anche per fare le paper clip per l'agenda però eh, erano piccole e io non le utilizzo così piccole, preferisco quelle o quelle giganti da 7 cm o comunque almeno un 5 o un 6 cm, di solito prendo il 6, quelle giganti le avevo trovate in un gruppo Facebook e sono bellissime quelle dorate. Poi ho preso questo cubo, sono dei fogli normali, questi non sono i post-it, però ha il suo contenitore più 800 foglietti sono un quadrato quindi è un 9x9 costavano pochissimo li ho presi perché sono sempre comodi se si devono prendere già soltanto l'appunto per fare la spesa e, e dopo in questo tipo di cubo penso che ci si possano tranquillamente far stare dentro anche i posti che vendevano e costavano poco mi sembra 99 centesimi c'erano in vari colori però io li ho già ce cioè li ho fucsia li tengo lì vicino al computer quindi non mi servivano ho preso questo perché era carino poi ho preso questa che è una palla di elastici. ci Sono 100 elastici, però quelli di questa forma qua piatta che sono molto comodi quando io raduno insieme gli sticker. Vedete, sono 100, sono di gomma. Anche questo in vari colori. L'ho trovata a Fux e l'ho presa a Fux. Dopodiché parliamo di queste. Io le avevo prese perché la mia idea in futuro è di comprarmi il Fuse, e quando le avevo viste online, c'era scritto trasparenti. Per me è trasparente, inteso proprio trasparente, queste alla fine sono satinate, però comunque sono 100 buste, vedete, formato a 4, sono quelle da mettere tranquillamente nei faldoni, hanno comunque i... è universale come tipo di aggancio per gli anelli, quindi comunque sono comode, anche perché io comunque tutto quello che sono documentazioni da tenere le tengo nei faldoni in, in, nello studio, quindi mi sono comunque comodi per il prezzo che avevano. Poi anche se non ne avrei avuto bisogno perché comunque io non rimango mai senza carta per la stampante perché man mano che la trovo in offerta ne compro sempre una risma, però mi dispiaceva perché comunque 2,99 euro come prezzo non è male anche se l'ho trovata a 2,69 euro, però ho deciso di prenderla perché comunque fa sempre comodo, io stampo sempre tantissimo e quindi l'ho presa anche se non mi serviva. Poi ho preso due confezioni di queste che io le trovo comodissime. Sono 120 pezzi, di cui 40 in formato 5, che sono quelli che io utilizzo per fare i segnalibri, e sono 80. Quindi sono due confezioni da 40 di foglietti 10x15. Io questi li uso quelli piccoli, comunque, se devo andare a plastificare. Gli abbellimenti, magari da mettere o alle clip, oppure come ho fatto con il cono gelato da fare il charm, e invece appunto quelli in formato a 5 sono quelli che uso, dato che comunque la mia è una personal, per fare i segnalibri quando li plastifico. Utilizzo questi. Ne ho comprate due confezioni perché li trovo molto comodi. Poi ho comprato un pacco di questi, che sono un formato classico a 4. Sono solo 40 pezzi, però comunque. Venivano 2,99 euro quindi neanche tanto, anche se ci sono vero promozioni che, che con 6 euro ne prendi 100, però alla fine non è che c'era tutta questa differenza, fanno sempre comodo e li ho comprati un pacco. Poi ho comprato una confezione di questi che sono questi raccoglitori, quindi sono dei portadocumenti, delle cartelle, sono quelle che comunque hanno un interno a fisarmonica. Loro ti danno già, che l'ho già presa anche l'anno scorso, vedete, sono due. Nel mio Lidl avevano solo due varianti di colore, questa Tiffany, quella rossa e quella nera. Io speravo che ci fosse fucsia come l'anno scorso, invece non c'era. Ho preso questa perché è molto comoda, voglio vedere se riesco a organizzarli all'interno. Eh, I clear stamp e un po' di stickers, e se per caso non riesco... A farne quel tipo di utilizzo le uso comunque come cartelle portadocumenti anche quando comunque si va a fare il 730, un modello unico sono sempre comode. L'ultima cosa che ho acquistato nella linea ufficio è questa lavagna magnetica in vetro, è molto bella perché comunque ha il suo penlop per mettere il pennarello. Contiene il pennarello, 6 magneti e dopo in vetro. La mia idea sarebbe quella di metterla laterale al mobile della cucina che è praticamente parallelo dove ho il fornello. Devo vedere come aggancio se riesco. Perché io avevo comprato una cornice all'IKEA, però quelle dell'IKEA hanno dentro alla fine un acetato sull'acetato. Io avevo comprato i pennarelli, quelli cancellabili, quelli della linea per bambini che hanno anche il suo cancellino, però mi rimaneva il segno e anche passandolo comunque con l'alcol non rimaneva bene e poi quei pennarelli dopo poco mi sono partiti tutti. Quindi quando ho visto questo comunque il prezzo non era eccessivo, è molto utile anche perché io per abitudine io ho il frigo grande, quello americano, in acciaio, quindi gli attacco tutto quello che sono cose che devo tenere, magari la bolletta che scade so un bollettino da pagare, ho un memo, oltre a tutte le mie calamite, perché io sono una maniaca delle calamite, in tutti i posti che vado devo comprarci la calamita. E gli avevo attaccato lì anche questa lavagna, mettendoli dietro, agganciandolo, incollandoli dei magneti, l'ho attaccata al frigo, però o gli metto una cornice in vetro, oppure comunque è diventata inutilizzabile, non la usiamo, è lì tanto per fare, mi dà fastidio. Quella lì ho pensato che la voglio riciclare, magari utilizzandola per fare un quadretto, mettergli una foto, comunque magari decorandola un po'. Questa è l'ultima cosa che io ho acquistato in questa promozione Lidl, ho preso le cose essenzialmente che mi servivano, non ho preso niente di più, ci tenevo a farvele vedere perché magari siete interessati ad acquistare, c'erano comunque anche le scolorine... C'erano vari tipi di penne, però di base avevano tutte l'inchiostro nero quindi erano vari set, sembravano colorati. Però sia le penne gel che le penne. Quindi le biro, le penne a sfera. Anche se avevano un involucro colorato, erano tutte con l'inchiostro nero quindi con l'inchiostro nero non mi servivano. Ma non le avrei prese perché non, a me non servivano. Mi sarebbe piaciuto se erano colorate. Acquistare qualcosa per voi per, da aggiungere per il giveaway. Però non erano colorate, avere solo l'involucro colorato non mi faceva impazzire, tanto comunque i 300 iscritti c'è ancora tempo. Quindi vediamo ad aggiungere qualche cosa d'altro. Spero che questa recensione, anche se l'inquadratura non è ottimale, vi sia stata utile. però se io aspetto che venga a casa mio marito, stasera dobbiamo andare a letto prestissimo perché andiamo a vedere la The Floating Pierce, i pontili galleggianti sul lago Di Seo, quindi il ponte del, dell'artista Cristo domani. E quindi ci alziamo prestissimo alle due del mattino, stasera vengo a casa dal lavoro, mangiamo e dopo andiamo a dormire, non avrei avuto il tempo. Con gli acquisti l'idol dell'offerta ufficio è tutto, ciao a tutte e alla prossima!